È stato uno dei più importanti autori americani del XX secolo. I suoi testi hanno ispirato milioni di persone in tutto il mondo. È l'autore del libro Pensa ed arricchisci te stesso. Lui è Napoleon Hill e queste sono le sue 10 regole per il successo. Uno scopo definito deve essere accompagnato da un preciso piano per la detenzione, seguito da un'azione appropriata. Ora, devi avere uno scopo, devi avere un piano e devi iniziare a metterlo in atto. Non è così importante se il tuo piano sia valido. Non lo è importante perché se non è perfetto o non funziona, puoi sempre cambiare. Puoi sempre modificare il tuo piano, ma è molto importante che tu sia sempre sicuro di quello che stai cercando. Qual è il tuo scopo? Deve essere molto, molto preciso. Se vuoi che la mente raccolga un'idea e formi un'abitudine che ti porti ad agire automaticamente sulla base di quell'idea, devi ripetere alla mente quello che vuoi, ancora e ancora e ancora. Non c'è fine. Quando il signor Cowie è venuto qui alcuni anni fa con la sua famosa formula, giorno dopo giorno mi sentii meglio. Ha curato migliaia di persone, ma un numero altrettanto grande non è riuscito a curarle e mi domando, sapreste il perché? Non c'era il desiderio, non c'era il sentimento in quella dichiarazione. Bisogna anche saperci credere, semplice come soffiare nel vento. Impara ad accettare lo stato d'animo delle altre persone. Per andare d'accordo con loro, punta ad una pace con te stesso e con gli altri. Allontanati dalle relazioni che non ti accrescono e fai in modo che le persone attorno a te non siano frutto di circostanze casuali. Le persone di successo evitano sempre ogni inutile controversia. Qualsiasi desiderio, piano o scopo dominante che sia sostenuto da quello stato d'animo noto come fede viene adottato dalla parte subconscia della mente che agisce in automatico per noi. Non so per certo, signore e signori, ma sospetto ci sia un numero relativamente piccolo di persone nel mondo in grado di capire il principio della fede, che lo capiscono veramente e sanno come applicarlo. E anche se lo capisci, se non torni ad alimentarlo con l'azione e lo rendi parte della tua vita abituale, potresti anche non comprenderlo mai. Perché la fede senza i fatti è morta. La fede senza l'azione è morta. La fede senza una corroborazione fisica muore. Non so come otterrai risultati solamente credendo. Devi intraprendere delle azioni coerenti con quella convinzione. E per inciso, se lo dici alla tua mente abbastanza spesso, avrai fede in qualsiasi cosa. Verrà il tempo in cui la tua mente subconscia lo accetterà. Lo dici così spesso che la tua mente ha la certezza di farcela. Hai mai pensato a quanto sarebbe stato bello se avessi avuto abbastanza fede in te stesso da intraprendere con certezza di farcela ogni sfida che la vita ti ha presentato? Ci hai mai riflettuto? Quale sarebbe il vantaggio per te? Beh, hai bisogno di un taccuino tascabile, qualcosa simile a questo qui, a fogli mobili. Sulla prima pagina scrivi una chiara descrizione del tuo principale desiderio nella vita, l'unica circostanza, opposizione o cosa che rappresenti la tua personale idea di successo. E ricorda prima di iniziare a scrivere che sei l'unico a impostarne i limiti. Non permettere alle abitudini della tua mente o al giudizio degli altri di impostarle per te. Secondo, a pagina 2 del tuo quaderno scrivi una dichiarazione chiara di ciò che intendi dare al mondo in cambio di ciò che desideri ricevere dalla vita. E poi inizia da qui, dall'iniziare a dare. Terzo, memorizza entrambe le tue affermazioni, ciò che desideri e cosa intendi dare in cambio. Ripetile almeno una dozzina di volte al giorno e sempre, terminando le tue dichiarazioni con un'espressione di gratitudine per ciò che hai già ricevuto sin dalla nascita. La tua personalità determina il tipo di persone che attrai e quelle che invece allontani. La vita è lo spettacolo in cui mostri il tuo personaggio al mondo e questo è l'unica cosa che ti distingue da tutti gli altri esseri umani. È il tuo marchio di fabbrica con cui le persone ti riconoscono ed è la cosa che determina il tuo successo o il tuo fallimento. Pertanto dovresti vedere la tua personalità con gli occhi di chi ti sta vicino. Solo così puoi costantemente migliorarti. The very minute that you decide upon something, you know that's what you want,
Nel momento stesso in cui decidi qualcosa, tu sai che è quello che vuoi, sai che lo farai. Tutti i pensieri negativi che hanno contrassegnato la tua vita spariscono, prendono i bagagli e se ne vanno. Pensieri positivi e pensieri negativi non possono convivere nello stesso tempo. Riesci ad immaginare uno stato d'animo negativo e uno stato d'animo positivo occupare lo stesso spazio allo stesso tempo? Potresti immaginarlo? No, non puoi perché non può essere fatto. Il minimo atteggiamento mentale negativo è sufficiente per distruggere il potere di una preghiera. È sufficiente per distruggere il tuo piano e qualsiasi cosa per la quale stai lottando. Devi muoverti con coraggio, con fede e con determinazione in relazione all'esecuzione del tuo scopo. In connection with carrying out your definiteness of purpose. Success is something which has to be planned. Il successo è qualcosa che deve essere pianificato e il successo è qualcosa che deve essere guadagnato in anticipo. È vero, esiste una cosa come la fortuna, ma ricorda, la fortuna è qualcosa che puoi creare per te stesso se conosci le regole e le segui proprio come ti mostro. Ricorda inoltre che il successo a livello più alto è qualcosa che può essere ottenuto solo portando gli altri con te. La migliore definizione di successo che so è questa. Il successo è la conoscenza con cui ottenere quello che vuoi dalla vita senza violare i diritti degli altri e aiutando gli altri per acquisirlo. Se ti siedi e scrivi ora per ora il lavoro effettivo che svolgi ogni giorno e fai ciò per una settimana ed infine fai un resoconto del tempo che sprechi e che potresti dedicare a qualsiasi cosa di più produttivo tu voglia fare, ecco che avrai uno shock nella tua vita. Non siamo efficienti. Sai, abbiamo circa 8 ore per dormire, circa 8 ore per guadagnarci da vivere ed 8 ore di tempo libero per fare qualsiasi cosa desideriamo e dobbiamo sfruttare questo tempo il più possibile. Inoltre, quando abbiamo la determinazione ad uno scopo, siamo ancora più vigili nel riconoscere le opportunità. Uno scopo ispira il coraggio di abbracciare ed agire in base a tali opportunità. Ora, vediamo tutte opportunità quasi ogni giorno nella nostra vita, che potremmo sfruttare per trarne beneficio. Ma c'è qualcosa in noi che ci spinge a procrastinare, semplicemente non abbiamo la volontà, la vigilanza, la determinazione ad accogliere le opportunità quando arrivano. Ma se condizionerai la tua mente con questa filosofia, allora ne sarai in grado. Non solo coglierai le opportunità, ma le creerai tu stesso. Make the opportunity, that's the idea. Whatever the mind can conceive and believe, the mind can achieve. Qualunque cosa la mente possa concepire e credere può ottenerla. Non è un'affermazione profonda? Noterai che non dice nulla sulla necessità dell'istruzione, ma semplicemente su quello che la tua mente può concepire e credere che possa realizzare. Ora, se vuoi prove che la mente può ottenere qualunque cosa la mente possa concepire senza il beneficio di istruzione formale, dovrai ricordartelo. Thomas Edison ha concepito l'idea di diventare un inventore. È vissuto per diventare il più grande scienziato del mondo nel campo dell'invenzione, avendo solo 3 mesi di istruzione scolastica comune. 3 months of common school education.